Il video è offerto da Mi ricordo benissimo quando a Biella non ci siamo trovati con il contratto e quindi era già uscita un pochino la voce che non sarei rimasto là. E il primo a scrivermi fu Fabio Bongi, che mi disse: da domani ti puoi venire ad allenare con noi. E niente, è partita questa avventura da aggregato. Poi è arrivata la partita con Pesaro, in cui purtroppo si è fatto male Tommaso, e niente, il coach mi ha chiesto se mi interessava la storia di essere tesserato. Io ero al settimo cielo, perché era un periodo veramente brutto, che non riuscivo a trovare squadra, cioè mi allenavo, però mi mancava proprio la sensazione della domenica di andare a giocare. E quindi niente, mi hanno tesserato, e da lì diciamo, mi si è aperto un mondo. È stata proprio un'emozione unica. È stato veramente incredibile. Non me l'aspettavo nemmeno io, perché soprattutto sulla seconda tripla ho tirato e ho detto: vabbè, ci provo. Niente, è entrata e è scoppiato il palazzetto, e questa cosa mi ha fatto piacere, soprattutto anche tutti i messaggi da tantissime persone che mi hanno scritto, mi hanno fatto complimenti. Ovviamente i complimenti non è che vanno solo a me, assolutamente, a tutta la squadra, perché secondo me abbiamo fatto la miglior partita da inizio anno. E niente, quindi è stata, ripeto, un'emozione incredibile, soprattutto farle in casa qua a Pistoia, ai tifosi, da dove ho cominciato qua a Pistoia, ovvero andando con la Baraonda in trasferta. Mi ricordo sempre la trasferta che feci col pulmino, 10 ore per andare a Brindisi per la finale. E era loro, è proprio. Il coach ha detto: mi raccomando, ogni volta che facciamo canestro non perdiamo tempo a esultare, andiamo subito in difesa. Lì mi è venuto spontaneo, e infatti ho fatto questa dedica così spontanea ai nostri tifosi. Gioca con te, perché è sempre lì, anche lui in panchina, che è sempre in piedi, raramente si mette a sedere, e ti trasmette un'energia allucinante. Una cosa che mi ha colpito molto di lui è che è sempre positivo, anche nei periodi in cui vedevamo buio, fra gli infortuni, fra le sconfitte. Lui era il primo a caricarci sulle spalle e a darci sempre degli ottimi consigli, e soprattutto a spendere buone parole su ognuno di noi. Io lo ringrazierò a vita, perché è stato l'allenatore in cui mi ha fatto esordire, che ha avuto il coraggio, posso dirlo, di farmi esordire. E niente, come detto te, trasmette un'energia a tutta la squadra allucinante, perché vivendola, secondo me, anche da grandissimo ex giocatore come lo è stato, capisce i momenti in cui bisogna proprio, cioè in cui abbiamo bisogno di tutti, e lui è il primo in assoluto. No, ha lasciato sicuramente tanta voglia di fare ancora, e ovviamente di non fermarsi qua. Sappiamo che le partite sono, se non sbaglio, 6 o 7. Ovviamente non ci fermeremo qua, andremo sempre avanti cercandole di portarle a casa tutte. Però nello spogliatoio ha lasciato diciamo, le stesse cose che lasciavano anche tutte le altre partite, perché nello spogliatoio non c'è mai stato niente da dire. Siamo una squadra molto unita, e ovviamente questa vittoria ha portato un po' di serenità e soprattutto molta fiducia. Però adesso dobbiamo pensare ancora alle altre partite e cercare, come ho detto prima, di portarle a casa il più possibile. Il video è offerto da